le 16.30 con un orario un po' particolare, siete così numerosi e presenti anche a livello istituzionale, amministrativo, che ha avuto incarichi, che ancora oggi lavora in ospedale, e con tantissime persone appassionate comunque che hanno sentito. Perché di questo simbolo saluto anche gli amici di Divine Fino Monge? Perché questo incontro, senza nessun tipo di polemica, è una cosa che ci interessa, ma è soprattutto di carattere informativo, capire che cosa è adesso il nostro nosocomio e che cosa accadrà, che cosa diventerà nell'immediato futuro e nella futura programmazione. Il passato non è argomento di questo incontro, è un argomento più tecnico e divulgativo, ma è giusto che tutti i miei concittadini sappiano realmente che cosa sta accadendo e che cosa accadrà. Quello che è già successo, come tutte le cose della vita, fa parte della storia. Ognuno tirerà le proprie somme. Questo è un territorio in generale che ha visto purtroppo delle scelte, dal mio punto di vista, sbagliate di chi organizza la sanità in Italia e in Regione Puglia. Ci sono stati momenti di forti fibrillazioni, di grande contestazione, anche di merito, ma poi quelle scelte politiche sono state fatte. I direttori generali che si susseguono sono coloro che poi attuano quelle direttive, quindi non sono coloro che possono decidere apro un ospedale piuttosto che chiudo un presidio territoriale, assolutamente no. E nella fattispecie la giunta regionale e nella fattispecie quello che è accaduto nella nostra riorganizzazione risale ormai da diversi anni. Questo è un territorio che sconta un problema storico legato al numero dei posti letto rispetto al numero degli abitanti. E questo è un retaggio che ci portiamo sin da quando poi fu riformata il sistema delle ASL e nacque la ASL BAT, generata da parte di Foggia e parte di Bari, per cui anche il numero dei posti letto, non avendo un grande nosocomio di riferimento come accade e come esiste in tutte le altre città capoluogo di provincia della nostra regione, ha sicuramente un delta non positivo e va da sé che questo ha significato nel corso degli anni minori investimenti, minori interventi. Una piccola chiosa, personalmente, avendo vissuto anche il colore istituzionale da sindaco, due fasi di riordino ospedaliero, ho sempre pensato e ho sempre comunicato in tutte le sedi e in tutte le liste che il nosocomio di Canosa, così come anche quello di Trani, poteva essere chiuso e quindi essere riconvertito nel momento in cui ci fosse stata la realizzazione del cosiddetto grande ospedale della città di Andria, così da avere nel giro di 20 km due nosocomi, uno un polo emergenza urgenza e l'altro per più scientifico, più per acuzie, nella città di Barletta e di Andria, che va da sé e come se stessimo tutti quanti abitanti, immaginate un po', della città di Bari, e magari per spostarsi un paziente da Poggio Franco di Venere è molto più lungo rispetto a quello che dovremmo percorrere. Per cui quello che io dicevo era, non essendo un tecnico di materia, noi dobbiamo garantire i servizi ai cittadini e dobbiamo fare in modo che i servizi migliorino, per cui qualsiasi struttura può essere riconvertita nel momento in cui ce n'è un'altra che soddisfa meglio le esigenze e le legittime aspettative del diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto. A noi questo non è accaduto, seppur siamo finalmente in una fase piuttosto avanzata per quanto riguarda la realizzazione dell'ospedale di Andria, se è vero come è vero che sotto la direzione del dottor avvocato delle donne a fine luglio del 2018 è stato approvato lo studio di fattibilità dalla direzione generale, portata all'attenzione della giunta regionale e adesso è nelle mani del ministro che dovrà decidere le risorse da allocare e poi partirà tutto l'iter per la realizzazione. Quindi oggi ci serve a me prima di tutto e a tutti quanti noi sapere effettivamente che cosa sta accadendo, che cosa accade nel nostro ospedale, come è riconvertito e soprattutto quello che potrebbe accadere anche nell'immediato futuro. C'è solo una caratteristica ed è l'ultima cosa che dico per lasciare spazio al direttore. C'è stato un momento da quando io sono consigliere regionale che la giunta regionale ha dovuto nuovamente mettere mano al riordino ospedaliero e lì è stata confermata scelte che erano già state fatte nel secondo mandato del presidente Vendola, quando nel gennaio del 2013 tra i vari codici fu cancellato anche il codice dell'ospedale di Canosa.
si è aperta nel nuovo piano di riordino una delle scelte. Era una fase molto particolare dove bisognava far comprendere le esigenze politiche del territorio e contemperare con quelle che sono le possibilità di servizi di salute. Questa città da una parte era in piazza a mostrare le proprie rivendicazioni, senza alcun tipo di distinzione di colori, senza nessuna strumentalizzazione politica, dall'altra parte ha fatto un lavoro serio in Consiglio Comunale, approvando all'unanimità una delibera che poi è stata anche oggetto di una parte dei miei emendamenti che ho presentato d'intesa con gli altri consiglieri regionali di questo territorio e recepiti dai vari regolamenti che si sono susseguiti e che oggi sono nella fase attuativa. Che cosa prevedeva quello? Prevedeva non solo i post acuzie, quindi 60 posti letto ripartiti dalla riabilitazione funzionale e cardiologica di 20 posti e 40 posti legati al mondo degli anziani, di cui io ho lungo degenza e altro, così come pure il centro di svegli, che è un'altra struttura che si aggiunge. Ma la possibilità che questo, il nostro nosocomio, anche per le disponibilità alberghiere, logistiche esistenti, essendo una bella struttura, una grande struttura, che potesse diventare un esperimento anche di presidio territoriale ambulatoriale. Quindi un unico con PPA e PTA, come si suol dire. PTA che cos'è? È tutto quell'insieme di servizi ambulatoriali ai quali il cittadino si deve sottoporre ogni volta deve fare un esame, una visita specialistica. Noi qui potremmo avere, ed è quello che auspichiamo, non solo i posti letto, ma anche un presidio ambulatoriale che garantisca al cittadino che è nella sua vita deve programmare determinate attività e determinati controlli che li possa fare sul territorio. Se qualcuno sta male all'infarto, già da anni non si ricoverava a Caloso, già da anni il 118 non lo portavano a Caloso, lo chiama il 118 e deve portarlo nei reparti, negli ospedali dove ci sono, gli ospedali dove ci sono tutti i reparti. Se è vero come è vero che comunque a Caloso la professionalità delle persone che ci lavorano in particolar modo nel punto di primo intervento, così come anche la presenza della riabilitazione funzionale cardiologica, quindi di un reparto tra virgolette di fatto di cardiologia, ci consente e ci ha già consentito da parecchio tempo che anche l'infartuato a Canosa riesce ad essere destabilizzato e poi portato altrove. Quindi io mi fermo qui, lascio subito la parola al direttore generale che ci può ben illustrare qual è lo stato dell'arte. Grazie. Ci aiuta nel recuperare quel profilo anche di reputazione, di credibilità che questa azienda meritatamente comunque conquista giorno dopo giorno nei nostri reparti, perché abbiamo non soltanto medici e professionisti a cui va dato il nostro ringraziamento per lo spirito di aggregazione e di dedizione che quotidianamente mostrano con grande sacrificio ogni giorno nei propri reparti, ma anche perché noi siamo riempiendo di contenuti quelli che sono i nostri ex ospedali, i nostri ospedali e i nostri presidi territoriali di assistenza. Per cui riteniamo che la fase della comunicazione aperta al pubblico debba essere comunque una fase che riteniamo fondamentale e fondante anche per quelli che sono i nostri servizi. In questo percorso, lo voglio anche evidenziare, con l'amministrazione comunale sindaco Roberto Morra, collega amico Roberto Morra, abbiamo anche individuato quelle che sono le situazioni su cui porre un maggior accento, una maggiore attenzione, quelle sulle quali possiamo anche in qualche maniera dire che ce la stiamo facendo e che questa azienda effettivamente sta vivendo un momento evolutivo molto positivo. Certo, dobbiamo partire da un presupposto, Francesco lo
l'ho appena detto, questa è un'azienda un po' particolare che viene da una fase di accorpamento, di scorporo di rami d'azienda, di incorporazione per fusione, che dal 94 ad oggi l'ha vista cambiare brand più volte, e in questo cambiamento effettivamente questa azienda ha mutato il proprio setting, il proprio assetto territoriale e anche organizzativo. Che cosa mi significa? Canosa faceva parte della ex Auser Baiuno, lo sapete, lo ricorderete, che aveva una rete parallela a quella costiera, che era costituita dagli ospedali di Spinazzola, Minervino, Canosa, Andria, e poi continuava con il Corato Lungo di Tondo. Ogni comune aveva un ospedale, di fatto. La rete costiera, altrettanto, Barletta, Trani, Vicenza, Molfetta. Dal momento in cui si è costituito il Servizio Sanitario Nazionale, quindi dal 1978, soltanto l'anno scorso, con più di 40 anni, si è ritenuto opportuno, ma già dal 1992, affrontare con un grande coraggio, visto anche il momento evolutivo sotto il profilo non tanto normativo e giuridico, anche sotto il profilo però organizzativo, si è ritenuto opportuno riorganizzare l'offerta sanitaria utilizzando quelle che sono le risorse che per definizione sono scarse. E le risorse scarse sono relative al personale, sono rappresentate dai finanziamenti, sono rappresentate anche dal momento di spending review che si è reso necessario non tanto per rientrare nei limiti di spesa che si era ingigantito in maniera mostruosa dal 1978, cioè ogni ospedale, ogni città aveva un ospedale, replicando un modello organizzativo che prevedeva la presenza del 118, del pronto soccorso, di tutti i reparti che dovevano supportare la presa in carico del paziente anche in fase emergenziale, e quindi le cardiologie, le ginecologie, le ortopedie, i rianimatori, quindi un modello organizzativo che era perfettamente identico alla Spinazzola e idem in caso per quanto riguarda gli stessi modelli organizzativi da Barletta fino a Molfetta. Determinando che cosa? Determinando la necessità di garantire quei livelli di assistenza che non erano poi stati definiti nel medio tempo e in particolar modo essenziali, e che hanno determinato uno sforamento della spesa pubblica correlato soprattutto all'organizzazione del personale, che però non faceva replicare in maniera speculare un modello efficiente. Questa premessa va fatta perché nel tempo è vero che le comunità hanno dovuto subire una scelta geopolitica nell'organizzazione dell'offerta sanitaria, ma è altresì vero che quello che è avvenuto soprattutto in questo territorio, per non parlare di tutta la regione Puglia, ha seguito un iter logico, oltre che giuridico, che è basato innanzitutto sulla esigenza di razionalizzare le risorse, metterle insieme e creare, su presupposti di sicurezza delle cure e dei percorsi di cura, un modello assistenziale molto più efficiente e molto più efficace. Non fosse altro perché oggi la situazione della tecnologia, dell'informatizzazione, anche dei mezzi messi a disposizione, ci consente di guardare con uno spirito diverso, con un occhio diverso, quello che era la sanità di 41 anni fa. Nel 78 non c'era internet, quindi non viaggiava di reperti di laboratorio o le radiografie online. Oggi viaggiano tranne. Prima le ambulanze andavano a una certa velocità, oggi vanno sicuramente a un'altra velocità. Oggi sulle ambulanze è consentito anche fare la telecardiologia, quindi la presentazione del paziente che ha un infarto, addirittura a bordo dell'ambulanza, grazie anche alla telecardiologia e a poi addirittura è possibile rilevare la presenza di insieme di infarto, cosa che prima non era nemmeno pensabile. Da 40 anni ad oggi passi in avanti sono stati fatti dal punto di vista tecnologico in maniera veramente consistente. Non poteva la sanità da 40 anni ad oggi in maniera ancora ancorata a modelli assistenziali che evidentemente giustificavano la presenza di un ospedale di fronte a ogni campagna. Però oggi le cose sono notevolmente cambiate perché quel debito pubblico
istituto in qualche maniera lo dobbiamo recuperare. E soltanto recuperando, quindi discendendo al di sotto dei livelli accettabili di spesa, noi possiamo ritornare a fare investimenti, cosa che comunque già stiamo facendo, uscendo anche dal piano operativo, assunzioni, ma soprattutto assunzioni di carico, collocamento di carico. Io mi sono trovato a gestire questa azienda da un anno a questa parte come direttore generale, ma non mi nascondo che la conosco già da parecchi anni, perché prima di essere nominato direttore generale ho sempre assistito questa ASL, la USL Bari 2 e anche la USL Bari 1, come avvocato, come direttore dell'ufficio legale di questa ASL. Quindi so benissimo quali sono i percorsi anche giudiziari che la ASL ha dovuto fare, subire in qualche maniera, andando dinanzi al TAR per resistere a quelle che sono le doglianze, da un certo punto di vista legittimo, ma che però non hanno potuto trovare il sostegno giudiziario nell'ambito delle aule giudiziarie, perché effettivamente è stato ritenuto anche razionale, logico, ragionevole, il percorso normativo che dal 92 ad oggi ha visto impegnare non la Puglia, non l'ASL, ma l'intera nazione verso una rimodulazione dei servizi assistenziali. Quello che stiamo facendo noi, quindi, oggi è sicuramente da un certo punto di vista fatto una gestione esecutiva di qualcosa che è stata già scritta e discussa anche in quelle aule giudiziarie, quindi il piano di ordine, il piano anche di assetto del territorio, la rimodulazione dei servizi offerti, ma quest'anno abbiamo voluto, con il supporto di tutta la direzione strategica che mi accompagna in questo percorso di salita sicuramente, però probabilmente anche di fare una battuta, la Salernitana l'abbiamo vista dal basso e l'abbiamo subito percepita come una Salernitana molto alta, però non ci siamo persi d'animo, abbiamo voluto fare dal primo giorno del mio incarico ogni giorno un gradino verso l'alto e ci troviamo a un punto in cui, guardandoci un attimo dietro le spalle, possiamo vedere già un minimo di panorama e ce lo possiamo anche vedere, che significa che nel 2018 abbiamo già portato avanti una serie di azioni che ora mi sono permesso anche di sintetizzare, veramente è una sintesi questa che ho illustrato con queste slide, non ha la presunzione di essere esaustiva al 100%, perché le delibere che noi abbiamo adottato sono soltanto la via tecnica, le politiche di ingegneria, sono quasi 150 nel 2018, tra lavori, indizioni di gare per l'affidamento dei lavori e avvio di procedure per la progettazione, per rimontare con un calzino un territorio che necessitava di un intervento strutturale, perché tecnologico e doveroso. E lo abbiamo fatto con grande spirito di abnegazione, lavorando dalla mattina alla sera incessantemente, voglio ringraziare Carlo per il modo con cui stai approcciando il tuo lavoro. Però i risultati in qualche maniera già cominciano a vedersi. È chiaro che il principio sul quale ci stiamo basando è un principio che vede uscire questa ASL da una visione ospedalocentrica, cioè ogni comune un ospedale che veniva replicato nella stessa identica maniera in ogni comune. Questa cosa era già scritto nel 1992, come ha già detto Francesco, è inutile piangere sull'avversario, piuttosto bisogna capire come amplificare e ampliare l'offerta sanitaria secondo modelli basati non tanto sull'efficienza efficace ed economicità dell'azione amministrativa, ma soprattutto per garantire la quarta E, che io definisco essenziale, più importante anche delle prime tre, che è quella di equità di accesso al sistema di cura, quindi senza lasciare fuori veramente nessun cittadino. L'idea nostra è proprio quella di partire da modelli di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali al netto delle valutazioni sulle strutture e sulla visione ospedalocentrica, che però in qualche maniera prendano in carico e in cura il paziente in maniera serrata e non lo mollino più, cioè la medicina di iniziativa è la medicina del futuro, la medicina di iniziativa è quella che ci consente di guardare in faccia il paziente, monitorarlo, avviando gli screening a seconda delle fasce di popolazione che vengono identificate target, cioè lo screening del carcinoma mammario, lo screening della cervicuterina, il carcinoma della cervicuterina oppure del colon retto. Bene, ci sono fasce di popolazione che vanno monitorate e che vanno prese in carico. Quello sforzo che stiamo facendo noi, pertanto anche con le fiere che abbiamo fatto una qualche mese fa proprio qui a Canosa, da quella fiera della salute, che cosa è venuto fuori? Non solo qui a Canosa, anche su Spinazzola, Minervino, Trani, San Ferdinando, Trinidad, sono venuti fuori dei numeri interessanti.
cioè pazienti che prima non pensavano di doverlo diventare e che hanno poi evidenziato una certa patologia che poi è stata presa immediatamente in carico. Noi crediamo molto nell'anticipazione degli screening e della prevenzione, perché è tutto lì che si gioca il fattore poi del successo anche dei nostri interventi di diagnosi e cura. Prima interveniamo sugli screening, con gli screening e sulla prevenzione, che meglio può essere curata una certa patologia. E siccome non è detto, anzi, non è proprio più così che una patologia debba per forza tornare nei reparti ospedalieri per poter essere efficacemente curata, l'investimento che stiamo facendo noi è proprio di tipo organizzativo e funzionale. Quindi stiamo rigenerando un concetto di sanità che evidentemente esce fuori dalle mura dell'ospedale, perché l'ospedale per definizione oggi è diventato un luogo di intensità di cura maggiore, laddove ci si deve andare perché non c'è altro strumento per poter curare efficacemente una determinata patologia in fase di avvio o che necessita comunque un intervento di cura. Questo non sta a significare che in questa zona gli ospedali sono stati chiusi, anzi, vi dico, questo vi può servire anche per guardare il bicchiere sicuramente mezzo pieno, in questa zona nessun ospedale si è chiuso, nel senso che le attività sanitarie che si svolgevano dentro i palazzi che venivano identificati come ospedali in realtà continuano ad essere ugualmente svolte. E i numeri sono esaltanti, l'abbiamo visto proprio recentemente, ho sviluppato anche qui una tabella ricognitiva delle attività che sono state svolte sia nel 2017 che nel 2018 e che vedono sensibilmente in crescita l'offerta sanitaria in questo territorio, che è diverso dal territorio per esempio del comune di Tranica, dove c'è un presidio territoriale di assistenza che ha preso il posto di un ex ospedale, laddove però si fanno e si faranno sempre attività di tipo non tangenziale ma prevalentemente ambulatoriale, anche se c'è una piattaforma chirurgica, un service chirurgico, quindi una sala operatoria attrezzatissima, che ha visto schizzare in alto non solo il numero delle attività svolte, addirittura rispetto al 2017 24.000 prestazioni sanitarie in più, ma soprattutto il fatturato. Che cosa sta a significare? Che crescendo il numero delle attività, ma a fronte delle quali cresce in maniera sicuramente esponenziale il fatturato, stiamo facendo attività sanitaria basata su un settore assistenziale molto più allargato. Quello che si è verificato in effetti un po' in tutta la Puglia e che si sta verificando anche in questa azienda è che è scesa di molto l'inappropriatezza dei ricoveri, il che significa che stiamo lavorando verso la strada giusta, cioè stiamo curando i nostri pazienti nei luoghi dove questi devono essere effettivamente visitati, cioè non più in ospedale dove non solo si faceva una degenza inappropriata e inutile, ma per certi versi anche per noi. È bene saperlo, negli ospedali chi giunge con una patologia nota, magari non meritevole di ricovero, rischia in quell'ambiente di avere altre patologie che vengono definite nosocomiali, perché lo stato di debolezza che in quel momento il paziente vive lo espone a un rischio di infezioni nosocomiali maggiore. Allora, meno ci si va negli ospedali, non perché negli ospedali ci sia un ambiente in salute, ma di tutto è collegato allo stato di salute del paziente. Per cui, se negli ospedali si va effettivamente nel momento della funzione e penso che forse non potremmo più, limitando l'uso dell'ospedale a quel tipo di prestazioni sanitarie, di tipo emergenziale, e più si sposta invece l'offerta sanitaria nell'ambito del territorio, dei servizi o di ambulatorio, significa che evidentemente non solo recuperiamo in termini di appropriatezza clinica ed economica, ma soprattutto diamo anche una risposta molto più appropriata in termini anche di tempo ad un'esigenza di cura che evidentemente nell'ospedale per dimensione, per motivi anche strutturali, non può essere immediatamente presentata. Quindi il modello è vedere, secondo un principio di centralità dell'utente, vedere l'ospedale, la sua organizzazione territoriale, soltanto ospedaliero, girare intorno al paziente e non montarlo, quindi creando quelle che saranno le agende parallele per gli screening, quindi non più il paziente per le prime visite soltanto dovrà accedere al servizio di prenotazione del punto.
nel momento in cui il paziente dimostra di avere una patologia, automaticamente viene scrittato, viene scrittato, viene spostato su un'agenda dedicata per patologia. Quindi lo staff dovrà lavorare essenzialmente per non mollare il paziente e richiamarlo a visita, possibilmente evitando di fargli fare viaggi della speranza per ogni singola prestazione unitaria, quando magari quella patologia impone un percorso diagnostico che può prevedere anche la concentrazione di esami e prestazioni sanitarie in un'unica mattinata e un'unica giornata. Questo significa razionalizzare i tempi. E lo sforzo che stiamo facendo noi, prima di parlare delle strutture, che pure sono importanti, è quello proprio di puntare all'informatizzazione delle reti. Io l'ho visto quando sono venuto anche qui, girando le reparti, ancora le prenotazioni prese su carta, su brogliacci che erano dei quaderni che nulla avevano di agenda informatizzata, quando oggi si fa molto sulle agende informatizzate. Non fosse altro perché grazie alla calendarizzazione delle attività noi sappiamo che ci abbiamo una scadenza che addirittura il computer ci mette nelle condizioni di conoscere anzitempo e quindi ci mette nelle condizioni anche di richiamare il paziente. Questa è una, diciamo, percezione, un approccio intelligente a quello che è un percorso di cura rispetto al quale ogni singolo cittadino mette il primo. Mi approccio con una certa diffidenza, con una certa difficoltà, perché lavoro con tutti voi, ognuno di voi ha un impegno familiare, lavorativo, e comunque si tende a far passare in secondo luogo quello che è un'esigenza primaria di cura e di sottoposizione anche a percorsi di screening, che invece bisogna fare, perché l'ho detto prima, il trucco è proprio quello, arrivare in tempo, calendarizzando e sapendo che bisogna fare determinate visite, determinati screening, per prevenire possibilmente la malattia con i corretti stili di vita. Cioè, l'offerta sanitaria non si calcola più soltanto nell'ambito della necessità studiata. L'offerta sanitaria è soprattutto prevenzione nel territorio ed è quella la nostra missione primaria. Ritornando alle strutture, è evidente che quello che stiamo facendo noi qui in questa ASL parte dalla riconversione nosologica, cioè ospedaliera di quelli che erano ospedali, per esempio c'erano posti di letto di degenza, perché sono cambiati i percorsi per i quali non è più prevista, non è neanche più necessaria una degenza e che viene sostituita con una diagnosi, una terapia che può essere fatta anche da remoto, online. La telemedicina ci sta aiutando tantissimo, quindi riusciamo anche in questo senso a vicariare quella che è la lontananza di un comune, che viene definito di periferia, spot, rispetto anche a un ospedale, un ospedale centrale che viene definito ospedale A. Questa è la logica, diciamo, secondo cui stiamo lavorando. La logica deve essere seguita ovviamente da un processo di riconversione anche strutturale del tecnologico. Siamo qui a Canosa, sono simpati di Canosa, altrimenti le vostre istanze non troveranno una giusta soddisfazione. Lo vedete già, la prima slide parla di che cosa? Non più di ospedale, ma di presidio post-acuzio. Qui dentro, nel nostro ospedale a Canosa, non è vero che sono stati eliminati i posti, al contrario, sono stati conservati. E addirittura, paradosso di paradossi, ci saranno più posti letto nel breve e medio periodo rispetto a quanti non ne aveva prima. E sono esattamente caratterizzati in questa maniera. Il presidio post-acuzie ha una sua peculiarità, che è quella di prendere in carico pazienti che hanno un'intensità di cura particolare. Negli ospedali di primo livello che abbiamo a Canosa, ad Anglia e a Barletta, con l'ospedale di base che sta a Bisceglie, tratteremo le patologie di tipo emergenziale e tratteremo quindi le acuzie. Nel momento in cui per il paziente viene rilasciato, anziché mandarlo direttamente a casa, in un momento proprio di debolezza tipica, non soltanto riguardante il paziente, ma riguardante anche il contesto familiare nel quale si colloca il paziente, la Regione Puglia ha pensato di ricollocare, di qualificare l'offerta sanitaria attraverso un passaggio graduale dalle strutture centrali alle strutture policentrali, introducendo un sistema di filtro, uscimento, che è sicuramente rappresentato qui a Canosa, ma anche su Trani, da reparti che contengono
posti letto, che consentono però di gravare il rilascio alla vita quotidiana in piena sicurezza, riconoscendo da quello che è l'ospedale nel quale si fa l'intensità di cura particolarmente male. E pertanto viene definito un presidio post-acuzia, con 60 posti letto suddivisi in 40 posti letto di riabilitazione e 20 posti letto di lungo degenza. Allora, probabilmente i nomi di questi reparti non vi diranno nulla, ma in questi reparti si farà attività di recupero riabilitativo, fisico e ovviamente anche tutto ciò che concerne il recupero e il ritorno alla vita normale, in ambito cardiologico ma anche in ambito riabilitativo funzionale, motorio. E la lungodegenza invece è un reparto nel quale tecnicamente vanno a ricoverarsi i pazienti i cui ricoveri negli ospedali di primo livello e di secondo livello cominciano a diventare, per numero di giorni di degenza evidentemente inappropriati, ma soprattutto anche per setting assistenziali del tutto sbagliato. Quindi una volta fatto l'intervento, se il paziente necessita di un periodo medio che può durare da 10 a 20 giorni di un ulteriore ricovero, quindi con un'assistenza infermieristica indicata, medica indicata, prima di ritornare nella propria abitazione, il reparto di lungodegenza è sicuramente il reparto nel quale i pazienti che necessitano di questo follow-up post-degenziale è sicuramente il reparto nel quale troveranno la risposta più appropriata. Apro e chiudo parentesi. Il reparto di lungodegenza in questo ospedale e in questa ASL è uno dei pochissimi reparti che si trovano nel centro nord Varese. Nel policlinico non c'è un reparto di lungodegenza. Nella ASL Bari ci sono altri due presidi territoriali, ma uno a sud e l'altro verso la Tavola, in ambo esattezza, dove ci sono altri posti letto di lungodegenza, ma poi non ce ne sono altri. E i pazienti che oggi vengono dimessi di fatto trovano una difficoltà nel reperire poi assistenza domiciliare che continua il percorso in cura, e spesso ci siamo trovati, lo posso dire anche con una certa sicurezza avendo lavorato come direttore amministrativo proprio del Policlinico di Bari, ci siamo trovati di fronte alle richieste pressanti o dei parenti o dei parenti dei pazienti di continuazione di allungamento di una degenza che era diventata praticamente non solo inutile ma anche dannosa per lo stesso paziente. Questa era la quindi la lungodegenza qui avrà sicuramente, dai dati che abbiamo di mobilità passiva, ma soprattutto anche delle liste d'attesa che comunque affliggono l'intera offerta sanitaria post-degenziale, abbiamo sicurezza e certezza che questo reparto scoppierà. E sicuramente, non è venuto per la remis, da nessuno moriva, e alla fine dei conti quel reparto è sempre pieno, stracolmo con una lista d'attesa anche di 6 mesi. Che significa che evidentemente lo spostamento su setting assistenziali non più ospedalieri è sicuramente una scelta che il legislatore nazionale o regionale ha inteso fare in maniera più logica ed efficace. Ora, e quindi questa è la situazione dei 60 posti letto che ci vedono già impegnati nella realizzazione del presidio post-acuzia. Avevamo messo come tempi di realizzazione gennaio-febbraio, stiamo aspettando la conclusione del procedimento dell'iter all'esito del quale saranno approvate i fabbisogni di dotazione organica di ogni singola azienda, in maniera tale che poi riusciremo anche a fare il passaggio direttamente dal territorio verso l'ospedale e viceversa. Quindi è un'azienda che si sta muovendo in maniera molto importante anche sotto il profilo della redistribuzione del personale. Quindi tutto il personale che noi abbiamo visto impegnato in posti di reparti, con 20 posti letto, faccio un esempio senza citare nessuno ovviamente, ma giusto così, a titolo veramente esemplificativo, dove il tasso di degenza non supera il 60%, è evidente che il personale impegnato in quel reparto, evidentemente non in maniera ottimale al 100%, possa essere invece trasferito in reparti dove c'è il tasso di degenza e l'occupazione del posto letto che supera. Quindi riequilibrando le risorse, tenuto conto che la nostra è una provincia fortunatamente piccola, per cui il Barlettano può andare facilmente ad Andria, però a Canosa e viceversa anche verso Vicenza. Quindi la mutevolezza anche delle mansioni, ma soprattutto l'elasticità anche dell'organizzazione, è uno strumento che noi stiamo utilizzando nella riorganizzazione interna della
nostra ASL. Sono aggiunti ai 60 posti letto anche il centro di svegli. Il centro di svegli è la novità della nostra azienda. In Puglia ce ne sta soltanto uno e a Canosa ce ne saranno 45 posti. Sono due piani dedicati ad accogliere pazienti che hanno delle peculiarità e un'esigenza di intensità di cura molto elevata. E ho tentato di riassumere, sono pazienti che hanno queste caratteristiche, sono patologie cefaliche traumatiche, che hanno delle pluripatologie, oppure che stanno superando e stanno entrando in una fase post acuta della lesione cefalica, quindi dopo un ictus o un incidente grave, e soprattutto pazienti che hanno una presenza ancora di elementi prognostici favorevoli, cioè pazienti che sono suscettibili di miglioramento clinico, quindi sono persone però che si trovano in una condizione evidentemente di coma o di semi-incoscienza che comunque necessita un'attività sub-intensiva e comunque sopravvivente. Ora, in questo centro di risveglio, per il quale noi abbiamo avviato la gara per la progettazione, che è stata anche aggiudicata ad una società di Perugia che sta già lavorando per fare il layout del reparto, sia del quarto che del quinto piano, se non ricordo, terzo e quarto, sta già portando i primi risultati progettuali, per cui riteniamo che ragionevolmente molto a breve, una volta che riceveremo gli elaborati progettuali, questi possano essere efficacemente messi. Ci stiamo lavorando, nel senso che ogni mese facciamo delle riunioni dedicate su questo centro di svegli, che non possiamo cambiare sul centro di svegli, che sarà un reparto di eccellenza che farà da piano non soltanto da tutta la Puglia, ma anche da fuori regione, perché pazienti di questo tipo vengono ricoverati fuori regione, in particolar modo al nord. Noi dobbiamo evitare, se questa è una tendenza logica su cui ci stiamo muovendo, con la quale ci stiamo muovendo, il viaggio della speranza. Prima di fare qualsiasi scelta, l'appoggiamo sulla valutazione attenta e analisi attenta dei dati epidemiologici che riguardano non soltanto la mobilità del nostro territorio, ma anche le fughe verso le altre regioni, che per noi rappresentano un doppio danno, perché non soltanto non riusciamo dal punto di vista economico a maturare il fatturato correlato all'attività del paziente nel nostro territorio, ma siamo costretti a rimborsare le regioni dove si vanno a ricoverare questi pazienti una tariffa anche alle altre regioni. Quindi non solo non ricaviamo, ma dobbiamo pure pagare le altre. Quindi oltre al danno anche la cosa. Il terzo danno peggiore sicuramente è quello di reputazione, che evidentemente ci vede maggiormente esposti, perché se non riusciamo a prendere in carico su un paziente in determinati settori nevralgici, l'immagine che passa sull'organizzazione sanitaria è quella di offrire una sanità parziale. E questa cosa non ce la possiamo permettere. Non ce la possiamo permettere perché i fondi che vedremo ora, bene o male, li stiamo recuperando. Questa azienda siamo riusciti a drenare soltanto su Trani circa 10 milioni di euro, altrettanto su Valletta, quasi la metà, quasi 5 milioni di euro, soltanto su Anglia, ben sapendo che fra poco, l'ho appena anticipato, sarà costruito un ospedale secondo un livello da 400 posti letto circa, nel valore di 138 milioni di euro, quindi le risorse stanno per arrivare. Quelle che c'erano le abbiamo riassunte, le abbiamo riallumate, le abbiamo reinvestite in una maniera anche diciamo abbastanza veloce, perché i frutti del nostro lavoro già sono visibili, sono tangibili in diversi ospedali della nostra provincia, e dopo le vedremo anche. Sono cantieri già chiusi, cantieri ancora in corso, cantieri da vedere, che significa che comunque il cambiamento di pelle a cui facevo cenno prima è diventato una realtà. Come sta per diventare una realtà anche in questa città il cambiamento proprio dell'ex ospedale in presidio post-acuzio, con l'apertura anche dell'ampliamento che con la Regione Puglia siamo riusciti ad ottenere, non soltanto sulla piastra emergenziale, ma soprattutto anche sulla piastra ambulatoriale. Pertanto ora siamo al punto di partenza dal quale diciamo, stiamo dando fuoco, no, alle porte, perché è soltanto di circa 10 giorni fa la delibera di giunta regionale che ha approvato il regolamento di attuazione, il regolamento del numero 7 del 25 di gennaio, che diventa dei presidi territoriali di assistenza e dei presidi di posta, classificando quelle che sono le singole attività,
specificando nel dettaglio e quantificando anche non soltanto il fabbisogno di lavoro curatoriale, ma anche quello che fa bisogno proprio di personale. Il che significa che il 2019 ci vedrà impegnati in maniera molto appassionata da un lato, ma sicuramente anche molto concreta dall'altro, nel rimettere in campo tutte le nostre energie e le risorse che riceviamo. Cosa che già abbiamo fatto, ripeto, nel 2018. Non siamo stati a guardare, non abbiamo aspettato l'approvazione di questi atti. Tant'è che ci siamo portati pure avanti nella consapevolezza, abbiamo anche forse un po' rischiato, anticipando i lavori di qualche cantiere, come visto il centro di vaccinazione, che è praticamente quasi concluso, anche la piastra operatoria, il blocco chirurgico, che prima era chiuso, definitivamente chiuso, quasi senza speranza, in realtà fra qualche giorno ci sarà restituito e sarà utilizzato a supporto anche dell'ospedale di Angela con il deservice chirurgico dedicato, che significa che ci siamo portati avanti con il lavoro di progettazione, di esecuzione degli stessi cantieri, proprio in previsione della imminente approvazione di questo atto regionale che oramai è stato programmato, è stato promulgato. Pertanto, voglio dire, siamo andati avanti con una forma di anticipazione, non abbiamo dovuto perdere un giorno di tempo. Il percorso, vabbè, questo è il percorso che dovranno seguire i pazienti che saranno ospitati nel centro di svegli. Il centro di svegli sarà oggetto di un'esternalizzazione, cioè faremo un appalto per la gestione del centro di svegli, perché questo reparto sarà caratterizzato da un'intensità di cure particolare, ma soprattutto necessiterà, almeno nella prima fase di start-up, di avvio della gestione per la gestione organizzativa del reparto, sarà necessario avere personale esperto, personale dedicato con tecnologie più avanzate. Le tecnologie, le strutture, i posti letto e il personale lo metteremo noi, la gestione sarà affiancata da un soggetto esterno, che ci metterà ovviamente il know-how nella realizzazione del percorso di vita. E questo è il terzo e il quarto piano, che è già oggetto di progettazione. Questo è il mostraggio, per quanto si possa capire, ovviamente sono delle scritte sono molto piccole, però è l'abstract del progetto che la società di Perugia, la RPA, ha già cominciato a lavorare e che in qualche maniera sta completando in questi giorni. A breve, come abbiamo anticipato, termineranno anche i servizi chirurgici che abbiamo mantenuto l'altro febbraio-marzo del 2019. In realtà siamo anche nelle condizioni, probabilmente anche la settimana prossima, di chiudere il cantiere e restituirlo alla fruibilità pubblica. Ovviamente vanno fatte le passi procedimentali dal punto di vista amministrativo, che vanno accreditati in ambienti, in spazi, però le attività operatorie possono essere già avviate già dal 15 giorno di marzo, quindi completata la messa in carico del collaudo del reparto del blocco operatorio, laddove si andranno a posizionare anche delle apparecchiature abbastanza importanti, perché sposteremo una sala operatoria oculistica da Anglia la porteremo qui. E apro e chiudo parentesi anche sull'oculistica, prima che mi sfugga dalle cose che sono tante da dire. Abbiamo scelto Canosa come sede di uno screening della maculopatia diabetica a livello uno dei tre centri a livello nazionale. Anzi, invito la popolazione, lo abbiamo anche divulgato, diffuso in maniera ampia dalla stampa, è proprio quello di avvicinarsi a questo tipo di screening. Ci sono sul nostro sito oramai, lo ha messo in chiaro, ci sono i punti di riferimento, i numeri di telefono, ci sono i professionisti che si stanno dedicando a questo screening. La maculopatia diabetica è una patologia che deriva da una primaria, che è quella del diabete, e che però spesso e volentieri si conosce con un notevole ritardo quando il danno oramai è diventato grave. Allora in questo momento abbiamo aperto un mese, per un mese le nostre agende in questo ospedale a Canosa, faremo con il dottor Massari e con l'ausilio anche di una società che ha voluto fare un joint venture, un accordo di partenariato con la ASA, che è l'ARA, che ha messo a disposizione addirittura una serie di tecnologie con un valore di quasi 300.000 euro, quindi vuol dire siamo stati scelti
su un settore specifico per il quale abbiamo mostrato una certa sensibilità, che è quella della logistica, e siamo quindi tra i tre promotori di uno screening non per il centro sud e soltanto a casa. Quindi arriveranno anche persone da fuori, però sarebbe un peccato se noi stessi, residenti del territorio, non ci avvicinassimo a questo tipo di approccio. Quindi le sale operatorie a brevissimo saranno. In queste sale operatorie noi faremo dei servizi chirurgici, che sono pacchetti ambulatoriali all'interno dei quali sono previste delle prestazioni anche chirurgiche, che non dovranno essere più trattate all'interno delle sale operatorie degli ospedali, ma che potranno essere in tutta sicurezza, ormai l'abbiamo già sperimentato su Trani, e su Trani i risultati sono eccezionalmente entusiasmanti, soprattutto nel settore chirurgico, della chirurgia di superficie, turistico e quant'altro, anche. I numeri ci stanno dando ragione, non soltanto sotto il profilo del fatturato, ma sotto il profilo anche dei cittadini che da Trani vanno in quella struttura e che richiama addirittura cittadini di vicino, quindi evidentemente la cittadinanza, al netto di quelle che possono essere le iniziali diffidenze su una struttura che prima aveva dei posti letto e che dopo non era più, in realtà ha mostrato di essere molto competitiva rispetto anche alle strutture private che ci fanno concorrenza per le pubbliche. Quindi stiamo facendo numeri che impallidiscono, fanno impallidire, potevo dire anche un po' di tempo di parte, nel settore dell'oculistica. Il primo arco stelle che noi abbiamo montato è stato quello del policlinico, immediatamente dopo l'abbiamo montato un altro al PTL e negli ultimi due mesi, cioè gennaio e dicembre del 2018, non appena l'abbiamo installato, gli interventi sono spizzati all'esterno, che significa che evidentemente c'era lista d'attesa, c'era gente che aspettava questo momento, con i laser anche che abbiamo installato, evidentemente abbiamo dato una risposta concreta anche in termini temporali. Ora, i deservice, quindi gli RG chirurgici che andranno trattati nel nostro PTA di Canosa, saranno questi qua, quindi compressione del carpale, interventi sul cristallino con o senza l'interectomia, le circoncisioni, la tubiectomia, aterosclerosi, insomma sono un pacchetto, questo non è il tutto il pacchetto del service chirurgico che andremo a fare, è soltanto un esempio di quelle cose che andranno a fare del nostro blocco operatorio in qualcosa che richiamerà e servirà tantissimo anche all'ospedale di Andria per decongestionare quelle che sono le attività ospedaliere che oggi risentono anche di una lista d'attesa che non può essere in maniera appropriata svolta soltanto all'interno dell'ospedale. L'ospedale, lo ripeto, non mi stancherò mai, si deve occupare della puzza e delle patologie che necessitano un intervento chirurgico particolarmente complesso. In questi ospedali, invece, in queste strutture ospedaliere, si possono tranquillamente trattare interventi chirurgici con il vantaggio innegabile ed esclusivo di poter tornare nell'arco delle 12 ore direttamente a casa. Quindi con un recupero anche psicologico abbastanza veloce dopo l'intervento. Ed è questo il futuro della nostra vita, quindi che ci girano attorno. Per una tonsillectomia prima si stava 10 giorni in un ospedale, e ricordo proprio qui a Canosa, mio fratello, c'erano ancora le tonsille, mio fratello è stato operato a casa per 15 giorni. E la palletta ogni giorno doveva andare a portare i gelati, no? Però voglio dire, insomma, era un'epoca passata che oramai ci fa sorridere, però ci fa anche capire quanto era diventato inutile rimanere oltre il secondo giorno, il terzo giorno. Ora, i servizi ambulatoriali che invece sono caratterizzanti la piastra del PTA, cioè del presidio territoriale di assistenza che è stato oggetto di questa delibera, andranno ad essere implementati. Già esistono questi servizi ambulatoriali che esprimono un numero molto importante, lo vogliamo anche vedere, ma abbiamo ampliato, chiesto e ottenuto alla regione di ampliare quasi raddoppiando il numero delle ore dei servizi ambulatoriali attualmente presenti, quindi amplificando e potenziando i servizi di cardiologia, di chirurgia, dermatologia, l'endocrinologia, la ginecologia, la neurologia, l'oculistica e il torino, la neuroiatria e l'ortopedia. Ovviamente tutti questi servizi
servizi saranno coordinati, non saranno stanze nelle quali ci sarà il medico che farà la visita e poi saluterà il paziente lasciandolo andare. Nel momento in cui il paziente necessita di un inquadramento multidimensionale sotto il profilo terapeutico e assistenziale, quel paziente deve entrare in una rete che mette in interconnessione i singoli professionisti, che prima non si salutavano, forse manco si conoscevano nella logica del passato, no? Ognuno aveva il suo ambulatorio, entrava, faceva le ore di specialisti ambulatoriali, poi finita la giornata salutavano quei quattro colleghi insieme, dopodiché non si guardavano più in faccia. No, la logica è la condivisione invece della patologia o della pluripatologia, delle comorbidità che può interessare ogni singolo cittadino. Quindi ogni di questo settore avrà una forma di comunicazione di interconnessione. Ah, una novità importante, come abbiamo vista nell'altra struttura di Trani, abbiamo previsto l'installazione di una risonanza magnetica, quella articolare più perché avendo un reparto delle parti con dei posti letto ci può essere la necessità di approfondire delle indagini diagnostiche e delle immagini che giustifichino la presenza della risonanza magnetica. E l'altra novità che oramai siamo quasi in dirittura d'arrivo, anzi proprio quasi, perché ho visto le fotografie che mi ha aggiornato, mi ha mandato l'area tecnica proprio questa mattina, oramai siamo all'imminenza dell'apertura del centro vaccini da dove si trovava prima rischiamo di stare dove si trovava ricordo che anche la Piazza Umberto dove ci è andato almeno una volta all'anno si è reso conto dello stato assolutamente non adeguato e brutto anche e l'abbiamo invece collocato all'interno dell'ex ospedale di Caruso. In maniera più sicura abbiamo anche tenuto i lavori di ristrutturazione ed è in corso anche la gara per l'adeguamento dell'impianto antincendio, non soltanto per un adeguamento veramente formale a norme, ma per rendere quell'ospedale realmente sicuro come sono pensato. Ora, questi sono i numeri che effettivamente non so se riuscite a guardare. Allora, il fatturato è sensibile. Lo stesso perché comunque dal 2017 al 2018, nonostante sia aumentato, è aumentato di circa 40.000 euro, 30.000 euro. Quello che occorre invece guardare con una certa attenzione è l'incremento delle prestazioni, cioè da 260.000 circa 291.000 prestazioni, singole ovviamente in Italia. Questo sta a significare che evidentemente la cittadinanza di così Canosa sa che in questo ospedale si fanno delle prestazioni. Di natura ambulatoriale, ci si rivolge e ottiene la giusta risposta in termini anche non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, che voi immagino che conosciate i nostri professionisti, con i quali evidentemente questi numeri delineano che cosa? L'instaurazione anche di un patto di alleanza terapeutica è fortemente fiduciario. Ora, questo è il nuovo reparto, lo vedete già completo, dove andrà ad essere allocato il centro vaccini, stanno soltanto facendo gli ultimi infilaggi per la rete internet per consentire quindi il passaggio del sistema ridotto dal vecchio ambulatorio a questo, quindi tra pochissimo tempo, è vero gennaio, entro la fine del mese, noi comunque garantiremo un'apertura di questo servizio anche prima. Io volo sempre radente, perché poi magari abbiamo anche prima, bene, però come avevamo detto a marzo siamo in queste condizioni, no? Abbiamo preso quello che era un cantiere quasi agonistico con le porte rotte, le finestre che non si vedevano, il pavimento che era completamente da rifare, nel giro di qualche mese lo abbiamo ristrutturato. Quindi conferma e riprova il fatto che quando le cose si vogliono fare, poi questo è il risultato, basta soltanto stare, come si dice, sul pezzo. Mi dispiace per l'ingegneria che nel frattempo ha perso gli ultimi capelli che sono rimasti, però alla fine il risultato come non soltanto per questo tipo di lavoro, ma anche per gli altri cantieri che stiamo portando avanti, effettivamente è diventato un esempio tangibile. Questa è ancora un'immagine del nostro reparto che sarà dedicato al centro vaccinazioni. Insomma, non è soltanto una questione di sicurezza e esigente, ma anche una questione di dignità. Non possiamo noi fare le vaccinazioni
in un ambiente angusto, sporco, scrostato, con i muri che cadono a pezzi. È una questione di sicurezza dei lavoratori che ci stanno dentro, che non devono tornare a casa più scocciati di quando si sveglia una ragazza, una cosa di gratificazione, ma soprattutto per i cittadini che si avvicinano al servizio e che vedono un reparto, qualcosa di ordinato, pulito. Insomma, penso che ce lo meritiamo tutti. Ora, questo è in breve quello che sta succedendo ora all'ospedale di Milano, nella logica di un'integrazione forte tra un'offerta sanitaria che è calibrata ancora oggi su un modello ospedalocentrico, quindi l'ospedale di Ambro, l'ospedale di Barletta, l'ospedale di Vicenza e il territorio. In mezzo ci sono queste strutture che tutt'altro si possono definire che chiuse, ma non sono chiuse affatto, perché nel giro di un anno già abbiamo messo in cantiere diverse opere. Quest'anno le vedremo addirittura alla luce. Nel 2019, nel 2020, abbiamo segnato già il nostro impegno a concludere le procedure di gara e in alcuni casi anche alcuni lavori, come per esempio il centro di servizi, che significa che a brevissimo mi rendo conto che il tempo è tiranno e mi rendo anche conto che questa cittadinanza, come tutte le cittadinanze di questo territorio, probabilmente hanno atteso da anni, da parecchio tempo, una risposta concreta a un bisogno proprio di cambiamento, di mutamento anche dello stato sanitario. Mi sono sentito dire che noi, da un certo punto di vista, stiamo lavorando soltanto noi. Ora abbiamo anche raccolto, insieme alla comunità amministrativa, un'opera già portata avanti da chi mi ha preceduto, non soltanto il dottor Narracci, ma anche il dottor Borgoni, il dottor Carosa, nello studio, nella progettazione di una riqualificazione dell'offerta sanitaria. Oggi non ci troviamo, probabilmente nella fase non si arrabbia, la più semplice della fase esecutiva, però è la fase anche più faticosa perché degli impegnati, tutti i nostri dipendenti, tutti i nostri tecnici, tutti i nostri amministrativi nella riedizione delle attività di acquisizione, di lavoro, di attivizzazione, che ovviamente necessiteranno di tempi tecnici che sono legati alla fase dell'evidenza pubblica, cioè non possiamo affidare lavori in tutus persone, cioè direttamente fa chiamata degli imprenditori e che sarebbe controllo. Siamo tenuti a fare le procedure di gara, procedure di evidenza pubblica che si concludono con la scelta del contraente, quindi evidentemente quali quantitativi migliore, quindi un mix tra un giusto prezzo e la migliore qualità. Ma Canosa non è solo, ecco perché mi sono permesso di portare avanti anche un po' illustrando quello che è il reale concetto di integrazione tra comuni di una stessa ASL e tra ospedale e territorio. In qualche maniera Andria a brevissimo partirà con la fase di progettazione del nuovo ospedale. Ora, su questo nuovo ospedale non voglio dilungare più di tanto, perché comunque non solo se ne è già parlato, ma poi le carte le andremo a sfogliare un po' alla volta. Sta di fatto che però quando ci è stato chiesto di cominciare a lavorare su un progetto di fattibilità per la realizzazione di un ospedale da 386 posti letto, noi non abbiamo fatto soltanto un progetto di fattibilità, un progetto preliminare, abbiamo fatto un progetto che stava messo a gara. Quindi abbiamo anche in questo caso dovuto anticipare i tempi con una realizzazione di un lavorato, di un progetto vero e proprio, che è stato poi apprezzato a livello ministeriale, appunto che questo progetto è stato anche qualificato e classificato tra quelli meritevoli già da ora del finanziamento dell'articolo 20 della legge 68. Che significa che la regione, in qualche maniera, la settimana scorsa, ha approvato il progetto che noi abbiamo portato avanti. Allora, non me la porto tanto per le lunghe, ma fare un progetto di questa dimensione, con la realizzazione, la previsione di piastre ambulatoriali, piastre, queste sono, eccolo qua, questo sarà diciamo, il progettino a forma di stella del nuovo ospedale, farlo nel giro di 3 mesi, deliberarlo, sottoporlo già allo studio degli uffici regionali e degli uffici ministeriali, tenendo già il beneficio di una osta, quantomeno sotto il profilo
punto progettuale ed economico significa essere già quasi al 50% di progresso. Il nuovo codice dei contratti ci consente di introdurre delle accelerazioni anche di tipo procedimentale. Siamo fiduciosi che questa opera avrà e conoscerà la luce in un tempo molto serrato, con un dato sul quale dall'inizio non mi sono mai voluto sbilanciare. Mi avevano chiesto di dire entro che tempi, entro quali anni avremmo potuto fare il progetto. Non sono stato un buffone, nel senso che non ho voluto dire date, mesi o anni come mi avevano chiesto. Sta di fatto che notoriamente per fare un lavoro del genere ci si mette qualche anno, noi l'abbiamo fatto nel giro di 3 mesi. E di questo devo dare atto, per la questione tecnica, con lo stampo nostro del controllo di gestione alla pagina sopra, si sono rimboccati le maniche e con passione hanno tirato fuori un progetto che sarà il nuovo ospedale. Nel frattempo però il vecchio ospedale necessita in qualche maniera di manutenzione, no? Il corpo, le cure. Visto che comunque è un ospedale che è stato costruito negli anni 60, da un punto di vista strutturale necessita di interventi manutentivi molto importanti, interventi che abbiamo già iniziato a fare, tant'è che abbiamo previsto i lavori di funzionalizzazione di alcuni reparti che per noi rappresentano reparti significativi, importanti, dove si fa fatturato vero, ma dove si fanno anche attività chirurgiche di un certo peso, e che potrà connotare anche l'offerta sanitaria, dando il giusto spazio, la giusta gratificazione a quelli che sono i nostri professionisti, che sono tra i migliori del territorio, cominciare dal chirurgo che abbiamo, il dottor Vestini, il papanai, il neurochirurgo, insomma abbiamo diversi professionisti che sono sicuramente in grado di recuperare quella forma di attrattività che la nostra azienda è capace di esprimere. Ma se non diamo anche lo spazio, tecnologie giuste, questi professionisti rischiano di rimanere compresi, ecco il motivo per il quale abbiamo cominciato già a lavorare non soltanto sui progetti che sono in fase di affidamento proprio dei lavori, per quanto riguarda per esempio la digitalizzazione della medicina, della chirurgia, della pediatria, della neurochirurgia, dei laboratori dell'analisi, che sono già cantieri di fatto avviati. Ovviamente questo comporta anche intervento, diciamo, di mantenimento e conservazione di quello che è il livello strutturale di sicurezza. Noi abbiamo fatto un'operazione, non è soltanto quello dell'adeguamento a norme della sicurezza di incendio, che stiamo facendo il tappeto su tutti gli ospedali. E questo mi permette di dire che l'attenzione massima all'aspetto della sicurezza dei nostri reparti. Abbiamo fatto una cosa che non si fa tutti i giorni, cioè il monitoraggio e la verifica con la tecnologia addirittura di infrarosso della tenuta dei solari degli intonaci è una cosa che sinceramente non si fa quasi mai. Abbiamo sentito che bisogna farlo perché nel momento in cui cade un pezzo di calcinaccio automaticamente sorge l'esigenza all'opera di verificare l'intero solare. E lo abbiamo fatto e grazie a questo lavoro che abbiamo anche terminato abbiamo scoperto che mai come in quel momento quel lavoro era effettivamente necessario, perché abbiamo dovuto poi stonacare e intonacare intere parti che potevano tranquillamente cadere in un concetto della prevenzione e dell'anticipazione. Anche questo merita un giusto spazio. Ora, la localizzazione del nuovo ospedale di Aglia è sulla statale 98, in una predella che è di cerniera tra il comune di Aglia, ma anche il comune di Corato e Canosa, quindi sarà molto facilmente raggiungibile. Nel momento in cui partirà l'ok da parte del Ministero all'utilizzo dei residui dell'articolo 20, 138 milioni di euro con bruscolini, partiranno quindi tutte le attività di esproprio di vari suoli e l'apertura delle gare di terza piazza. Ora, su questo ospedale cosa ci sarà? È bene saperlo, perché poi a fine dei conti si è discusso molto, ospedale di primo livello, di secondo livello, meno posti letto di quelli che sono dichiarati. No, è un ospedale di secondo livello con un punto nascita con un'unità di terapia intensiva neonatale, con un DEA di secondo livello, quindi un reparto di emergenza e urgenza ai massimi livelli di sicurezza, con una stroke unit di primo livello, un centro trauma di zona. Non solo, i numeri: 150 posti letto di medici, 110 chirurgici, 90 dedicati alle parti interne infantili,
20 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, 15 posti letto di pre-hospital medico e 15 di pesante, recuperando quella che è una notoria carenza di posti letto di questa ASL per colpa di una situazione strutturale come quella dell'ospedale di Anca, che non ha visto mai completamente il 100% dell'utilizzo dei posti letto, per fatti strutturali, per reparti che non possono essere utilizzati in quanto non più utilizzati, non più a norma. Abbiamo dovuto rifare quindi soltanto l'attuale, ma anche recuperare i posti letto che questo territorio deve difendere con le unghie e con i denti fino all'ultimo numero francese. Pertanto i posti letto che questa ASL esprimerà noi li utilizzeremo e li riverseremo anche nel nuovo ospedale di Anca, che sarà un ospedale di secondo livello e servirà sicuramente a creare un punto modale di riferimento tra Bari e Foggia, che hanno notoriamente due policlinici universitari e che sono per definizione, per legge, sono ospedali di secondo livello. Quindi la conquista che questo territorio sta facendo è proprio quella di dotare la nostra struttura ospedaliera con un ospedale di secondo livello, quindi ampiamente declinato e inclinato anche all'accoglienza di pazienti del settore delle emergenze, quindi con le sale operatorie, 18 sale operatorie. Il policlinico di Bari ne ha attive soltanto 22, ma il policlinico di Bari ha 1200 posti letto, nella BAT ce ne saranno circa 750, e però abbiamo 18 sale operatorie soltanto all'Aquila, senza considerare quelle di Barletta, quelle di Biceglie e quelle poi dei PPA, quindi Trans e Caps. Quindi come vedete l'offerta sanitaria si amplierà in maniera molto importante. La diagnostica per immagine, ovviamente anche qui ci siamo sprecati, non abbiamo voluto risparmiare sotto l'aspetto, diciamo, dell'utilizzo dei fondi che ci siamo messi a disposizione, quindi ci avremo due sale di risonanza magnetica, addirittura una per Tesla, e vediamo se riusciamo a intaccare la 7 Tesla, che in Puglia soltanto sbaglia le quattro sale RX, quattro sale Eco, le due sale TAC e soprattutto la novità, quella che riguarderà il pronto soccorso, che sarà organizzato per evitare il ricovero cosiddetto panellato che si sta lavorando, cioè un ricovero inappropriato in due parti soltanto perché il pronto soccorso non è in grado di farlo stazionare in tempo dell'osservazione prevista. In questo stiamo facendo un lavoro già da ora, non stiamo aspettando il nuovo ospedale di Anca, ma già da ora abbiamo approvato e siamo in gara per la ristrutturazione dei blocchi operatori di Barletta, di Anca e di Biceglie, dove andremo a mettere anche lì i posti letto non soltanto come nucleo di assistenza avanzata, quindi di stazionamento del paziente che arriva con codice giallo e necessita di un'osservazione diciamo breve, ma anche subintensiva, ma anche l'osservazione breve intensiva. In questa maniera il paziente deve capire poi se la struttura lo deve ricoverare davvero oppure lo può tranquillamente restituire o a domicilio o a una struttura territoriale. Quindi, come vedete, ci stiamo e questo è il senso proprio del progetto che stiamo portando avanti anche nell'ospedale di Barletta, dove in tempi rapidissimi siamo riusciti a fare qualcosa che probabilmente non ha grandissima attinenza con l'offerta sanitaria, perché ristrutturare il parcheggio di un ospedale forse per motivo non avrà un senso importante sotto l'aspetto dell'offerta sanitaria, però chi ci ha messo le gomme, il cerchione, chi ci è caduto, sicuramente oltre alle esigenze di andare in ospedale avrà anche rivolto quasi un proverbio, qualche testa di base, che da quando ha costruito quell'ospedale non ha mai pensato in quel settore di fare, se di fare una cosa. E come lo stiamo facendo su Barletta, abbiamo avviato il cantiere proprio nei giorni scorsi anche su Trani, perché ci crediamo di accogliere il paziente in un ambiente sicuro, bello, ordinato e pulito. Motivo per il quale, come avete anche visto, abbiamo risistemato le opere dell'ospedale, punteggiando, quindi facendo anche, dando una mano di vernice, una cosa banale, stupida, ma che ha del senso anche dell'importanza che noi diamo al rapporto tra pazienti e strutture. Eliminando anche qualche colore, qualche tinta un po' forte, diciamo, qualche ospedale ancora campeggia, un rosso fuoco, un rosa shocking, no,
invece stiamo portando avanti un progetto che la regione sta anche validando e che si chiama progetto accoglienza, proprio nell'ottica dell'umanizzazione delle cure e dei rapporti. Ora, questo è la gastroenterologia, quindi è sempre l'ospedale da Brescia, che da piano è prevista nell'ospedale nuovo. Attualmente l'unità operativa di gastroenterologia è allocata in maniera temporanea nell'ospedale di Vicenza. Anche in questo, diciamo che i lavori oramai sono completi, mancano solo alcune porte, quindi una settimana di conferenza di ingegneria, e l'ospedale di Valletta completerà la piattaforma medica con l'esecuzione del piano di ordine, con la gastroenterologia che si sposterà nell'ospedale nostro. Questi sono alcuni dei progetti che noi stiamo già portando avanti, l'adeguamento a norma del pronto soccorso, l'ho appena anticipato, anche nel pronto soccorso metteremo una risonanza e delle TAC, proprio per evitare che il paziente, una volta accordato al pronto soccorso, cominci a fare i viaggi all'interno delle strutture e delle parti. In una struttura che ha una fisionomia unica in Italia, un palazzo unico, questo ragionamento si può facilmente evitare. In un ospedale che invece è costruito a padiglione con il policlinico di Bari di Foggia, il ragionamento è molto più complesso e particolare. Di fatto che chi arriva al pronto soccorso del policlinico di Bari e necessita di una visita ginecologica o ortopedica o una visita specialistica è costretto ad uscire dal padiglione della Stretos per recarsi nel padiglione dell'ortopedia che si trova in Tasso. Anche lì avremmo voluto fare un po' molto simile alla costruzione del palazzo monolitico e pertanto stiamo realizzando il famoso Stretos 3, cioè il marmo piattaforma che ospiterà le delle cliniche chirurgiche e quindi tutte le diagnostiche collegate alle cliniche. Questa è, diciamo, la layout progettuale che si sta seguendo. Nel nostro ospedale riusciremo a fare una cosa del genere perché è più facilmente trovato dal fatto che poi è un ospedale che ha due monconi importanti che stiamo razionalizzando, trasferendo tutti i reparti chirurgici da una parte e tutti i reparti medici dall'altra. In questa maniera il paziente non deve viaggiare da un ascensore all'altro, arriverà direttamente al blocco operatorio in maniera uniforme e coerente e utilizzerà una sola pompa di ascensore e quindi il paziente che è in barella per viaggiare insieme ai pazienti, altri pazienti o altri parenti o addirittura fino a coppia di pasti è una cosa, una logica che deve assolutamente scomparire dalla parte di una logica del passato. Però è necessario quindi entrare nel merito anche dell'organizzazione per capire come si deve fare per offrire una logica anche di assistenza sanitaria basata su una ristrutturazione di un modello organizzativo coerente e pertanto abbiamo deciso di trasferire la radioterapia metabolica dall'ultimo piano al piano terra, dove peraltro ci sono altri ambulatori che stiamo aprendo, trasferendo anche gli ambulatori di ematologia e di oncologia. Quindi non devono andare più al settimo piano, si fermeranno al piano terra, evitando anche l'ambulazione difficoltosa di questi pazienti particolari. Quindi, come vedete, il principio di centralità del paziente, di umanizzazione anche delle cure, tiene conto del fatto che il paziente deve girare il meno possibile una volta che entra nell'ospedale. Ora, i lavori del pronto soccorso, ne ho appena questo qua è il progetto già avviato in gara, qui ci saranno tutte le apparecchiature che ospiteranno una TAC e la risonanza. Questo è, sono gli 8 posti letto di osservazione intensiva e questo è il nucleo di assistenza avanzata, delle poltrone che ospiteranno i pazienti che con codice giallo e barra verde non necessitano un ricovero, devono rimanere il tempo necessario per essere messi in sicurezza e per poter tornare in casa. Il layout di questo progetto è lo stesso per Andrea, è lo stesso anche per intendo nulla di tappeto. Qualcuno avrà visto, si sarà reso conto delle nuove cabine elettriche che abbiamo installato, c'è il frigo che abbiamo già messo all'interno sopra il terrazzo con dell'ospedale di Valletta e questo va a
confermare che cosa? Che tutto sommato i soldi che noi abbiamo reperito e racimolato, rastrellando i fondi del barile, li abbiamo spesi, 8.900.000 euro, che in qualche maniera abbiamo rifunzionalizzato, rigenerizzato. Quindi, nonostante il periodo di grandissima ristrettezza economica, di spending review, siamo riusciti a trovare i finanziamenti giusti, opportuni, necessari per poter rilanciare l'ospedale. E questo è il progetto che intendiamo noi portare avanti con la razionalizzazione delle prestazioni in ambito pubblico. Quindi noi troviamo, questo è il blocco operatorio, qui andremo ad allocare, attualmente sono misti i reparti, nel senso che ci sono delle cliniche mediche miste a cliniche pubbliche. Questa cosa va spiegata, perché nel momento in cui il paziente viene ospitato qui e deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico, il percorso che deve fare il paziente attualmente è questo. Tenete conto che l'ospedale è grande, enorme. Il percorso fatto su barella non espone soltanto l'operatore che spinge la barella a uno sforzo enorme. E in questo abbiamo non dimezzato, abbiamo praticamente falcidiato i numeri degli infortuni sul lavoro da parte dei nostri operatori, che per colpa delle barelle, delle sedie e di strutture vecchie, tecnologicamente anche desuete, avevano subito anche degli infortuni sul lavoro. Oggi noi abbiamo comprato i sollevatori dei pazienti, abbiamo comprato le nuove sedie, cioè quelle che vanno a sostituire quelle mezze sedie scompassate che ogni 2x3 andavano in ciabatte e si smontavano, sedie che avevano andato in macchina. Quindi abbiamo comprato 163 carrozzelle che abbiamo destinato in tutte le nostre strutture ospedaliere. L'attenzione deve andare, e l'accento nostro deve andare anche su questi aspetti, che magari possono sembrare minimali, possono sembrare anche insignificanti, però danno l'esatta percezione di come invece ci teniamo al fatto che un paziente, una volta che viene preso in carico e pronto soccorso, debba essere trasportato in una maniera più comoda possibile. E pertanto l'allocazione di tutte le cliniche chirurgiche in un unico padiglione consentirà l'utilizzo meno frequente di ascensori che sono anche promiscui tra pubblico e pazienti, ma soprattutto tra pazienti di diversa natura patologica. Andiamo avanti. Vabbè, questo è il progetto per la radioterapia metabolica, anche questo è un progetto che è stato deliberato ed è in gara, avrà, conoscerà la luce nel 2019. Gli ascensori sono tutti quanti oramai in fase di ristrutturazione. Io ho messo nell'unica slide alcune notizie che ritengo, diciamo, ancorché velocemente un intero però di essere segnalate, cioè la TAC, l'aggiornamento del parco tecnologico collegato alla radio di diagnostica automatica. E pertanto stiamo comprando, abbiamo già comprato digitali, direi, cioè dei nuovi ecografi, la gamma camera la inaugureremo il 18 a Barletta, l'abbiamo progettata, messa in gara, comprata, installata e collaudata ed è già in funzione. Volete sapere in quanto tempo? Pochissimo, veramente poco. Allora, veramente poco. Sei mesi, corto per me. Quindi, voglio dire, le cose si stanno facendo anche con una certa velocità. Gli ascensori, quindi con la separazione dei modalitivi, dei pazienti e esterni, le stalle, delle ore, delle vetrate, sapremo anche i fissi, le TAC e quant'altro. Ora andiamo avanti. Questi sono i lavori che stiamo concludendo, la cassa di tecnologia che parte, la cassa di tecnologia che parla, e quindi tra poco vedremo la pubblica di trasferire, per lo caso perché l'ospedale ci scende. Amicelli, vedi, questi sono invece gli ambienti della medicina chirurgica. Già abbiamo già trasferito da tanti il reparto di medicina. Anche qui la geriatria si trasferirà da Canosa, per l'ospedale, 60 posti. Allora, mi voglio ringraziare, però il senso di queste slide è questo, che può funzionare, mi dice,
qual è quello di darci un'esatta percezione del fatto che questa ASL non è soltanto l'ospedale di Barletta o l'ospedale di Andria o l'ospedale di Trani, tutta cosa che è oggetto delle nostre attenzioni. Il nostro disegno è un disegno molto creativo, è un disegno che tiene conto a 360 gradi dell'assistenza sanitaria del nostro territorio, che si basa su un campo di epidemiologici molto serio, molto importante, che tiene conto della mobilità, che tiene conto della mobilità della nostra popolazione. Quindi non andiamo ad offrire un'attività sanitaria che non serve, ma andiamo ad offrire un'attività sanitaria giusta, un'offerta sanitaria coerente con quello che il nostro territorio esprime. Trani anche qui, il servizio di dialisi, abbiamo ristrutturato già da ora la risonanza magnetica, però qualche settimana ci consegnerà la risonanza magnetica, abbiamo già installato la posteriore. Turistico, anche qui impegnando 9 milioni di euro fino all'ultimo centesimo. Che altro dire? Questo è il progetto che stiamo ora ristrutturando, che stiamo seguendo all'ospedale di Trani, la risonanza magnetica della testa del senso. Fino a qualche mese fa nessuno ci credeva. Oggi stanno installando un e questi sono i lavori. Quindi non vi sto dicendo progetto e basta, il pezzo di carta di disegno buttato sulla carta e basta, no, dietro il pezzo di carta poi c'è l'esecuzione del lavoro. Il presidio, anche questo parcheggio, anche questo è stato già deliberato, assegnato, e questi sono i lavori in corso, tra 20 giorni, massimo un mese, il parcheggio di Trani che non veniva mantenuto nemmeno sotto l'aspetto della manutenzione verde da non so quanti anni, oggi avrà finalmente un varco di accesso, un varco di uscita che ci metterà anche nelle condizioni di emanciparci da quei fastidiosissimi parcheggiatori. Va bene? Perché anche questo è un problema. E questo è il nostro operaio che con il suo sorriso testimonia con quanta gioia e contentezza sta lavorando. Anche a San Ferdinando abbiamo aperto, in pochi mesi, una importante struttura con la collaborazione dei medici di medicina generale, e quindi non abbiamo lasciato sfornita l'assistenza sanitaria nel comune di San Ferdinando. E qui dentro è realtà oramai, lavorano 12 medici che condividono le agende, medici di grado, medici di medicina generale, di diverse specializzazioni, pediatra, di ginecologo, di turista, ortopedico, dentista, che ospiti vengono ospitati in una struttura che abbiamo costruito noi e che abbiamo messo a disposizione in un modello organizzativo proprio che punta alla medicina iniziativa del territorio. Ora, a me piace chiudere oggi, spero di non avervi annoiato, però sarebbero davvero tante le cose che vorrei ancora dirvi, ma una cosa che devo quantomeno sottolineare, che noi stiamo lavorando sacrificando il tempo alle nostre famiglie, sacrificando il tempo anche a noi stessi, siamo qui, lo facciamo con grande piacere, per dare proprio la percezione, la prova del fatto che alla Clemente tutti i giorni, con grande forza, con grande spirito di squadra, stiamo portando avanti un progetto di riqualificazione della nostra ASL che ci vedrà sicuramente proiettati non in un futuro prossimo, che ci vedrà sicuramente riconquistare i primi posti di un'offerta sanitaria non tanto in questa regione ma all'interno proprio di un settore regionale, infraregionale, che sicuramente sarà premiato con il recupero dei dati della comunità passiva. Per questo che spesso ci si lascia andare a critiche perché non si ha la percezione di quello che si fa. Il senso dell'incontro di oggi, e ringrazio ancora una volta il consigliere Ventola che ha voluto promuovere questo incontro con la popolazione, con la cittadinanza, noi vogliamo proprio dire che probabilmente ce ne andiamo più appresso all'albero che cade, che fa sicuramente un più rumore, di una foresta che cresce. Bene, la nostra ASL è una foresta che non tanto nemmeno lentamente sta crescendo, ma sicuramente sta facendo firmare dei progetti che sono di immediata portata e di tangibilità immediata di tutti quanti voi.
Io vi ringrazio e vi auguro. Grazie direttore, lo scopo era proprio quello di sapere realmente che cosa stesse accadendo, da che queste cose le sta facendo quotidianamente. Non mancherà da parte nostra il fiato sul collo, come si suol dire, nel verificare puntualmente le cose che si sono dette e che si stanno realizzando, soprattutto perché abbiamo la fortuna di avere validissimi professionisti che stanno lavorando ancora oggi all'interno del nostro collo, delle difficoltà, molto spesso non andranno di fuori di quelle che sono le proprie competenze proprio per dare risposta ai cittadini, quindi è un'attenzione massima di cui ne prendiamo atto positivamente. Io approfitterei, visto che ci siamo, uno o due interventi, proprio se ci sono più che interventi di domande, se ce ne sono, uno massimo due, così poi da poter lasciare andare il direttore generale con il suo staff per recarsi sul palco. C'è qualcuno che vuole intervenire? Qualcuno vuole intervenire? Una domanda? Un dubbio? Una perplessità? No. Ancora una perplessità. Vabbè, quelle implicazioni, ci stiamo andando. Bene, Nicola, se c'è un altro così puoi... Nicola, i due Nicola, Nicola Gallo e poi a seguire Nicola D'Ariano. Installare una risonanza magnetica qui a causa, però io ho detto tempo fa che in commissione sanità la storia è stata un po' di risonanza magnetica. Quindi, giusto per capire se è così o non è così, cioè se sta benedetta risonanza viene installata, tenuto conto del centro di risveglio, credo che debba essere una cosa necessaria, però se è stata già bocciata in commissione sanità. Nicola D'Ariano, penso che tutti sanno che l'ASL, la nostra ASL, è al di sotto dei posti letto che la legge prevede. Quando pensa il direttore di recuperare questi posti letto, primo, secondo, le liste d'attesa per coloro che vogliono avere delle visite di specializzazione, di medici specializzati. Quando si ridurranno? Perché a sentir dire in giro, insomma, ci sono alcune liste che sono molto ma molto lunghe, di mesi. Prima di rispondere al direttore che chiuderà i lavori, così non intervengo più. Io vorrei veramente ringraziarvi e prendere un impegno tra di noi. Che questi tipi di incontri ci siano sempre più frequenti, perché molto spesso non siamo adeguatamente informati e aggiornati sulle cose che si fanno. Quella della salute è per ognuno di noi, per chi è impegnato in politica, per chi non è impegnato in politica, è la questione prioritaria a tutti. Fino a qualche anno fa si diceva il centro di risveglio non serve, sappiamo tutti, di pazienti anche nostri, caro Sini, il dramma che vivono loro e le loro famiglie nel dover cambiare totalmente vita. Avere una specificità in questo significa avere, come dire, un punto di riferimento anche da un punto di vista economico, che non è da trascurare. L'economia non è una brutta cosa. Gente che lavora, gente che magari affitta la casa perché deve assistere il papà o la mamma che arriva da un'altra parte dell'Italia, significa economia anche per la città. Avere un presidio che ha sicuramente un punto di primo intervento organizzato così come prevede la legge, sia in 12 ore con il medico e poi con il centro 18, con il servizio ambulante efficiente, non è un qualcosa che ci deve vedere penalizzati, piangerci addosso e ogni volta anche dire tra di noi l'ospedale chiuso non funziona, perché la manifestazione di oggi serve anche a dire che l'ospedale è aperto, ci sono persone che lavorano, ci sono persone che ancora oggi sono in grado di salvare la vita quando si arriva l'infartuato, ci sono persone a cui viene fatta una diagnosi puntuale e che magari non viene fatta da altre parti, e dobbiamo cominciare a parlare in positivo. E lo dico io che sono consigliere di opposizione agli ultimi 12 anni di governo che hanno fatto delle scelte che non condivido,
Ma quel tempo è passato, dobbiamo guardare al futuro e creare le condizioni che anche nella nostra città e nel nostro territorio ci si salva la vita, e dopo essersi salvata la vita c'è un futuro per la nostra vita, perché avere la riabilitazione cardiologica e funzionale unica nel nostro territorio sarà un punto d'eccellenza. Quanta gente infartuata dopo 6 mesi magari dice di nuovo un infarto perché magari non è stata curata. Oggi che fa quando un infarto? Viene curato, lo stand, se deve fare il palloncino, tutte queste cose, dopodiché dimenticate la vita. Invece noi è proprio quello che abbiamo tentato di fare. Persa la battaglia di tenere l'ospedale aperto come era una volta, con l'ortopedia, i bambini che nascevano qua e altro, bene, ci siamo pianti addosso, ognuno ha le sue responsabilità, io forse sono il corresponsabile di tutto, anche se non è così, dobbiamo guardare oggi, perché altrimenti dietro a quel pianto ci potrà essere la disattenzione, si rischiava che potesse emergere una disattenzione da chi doveva decidere, rispettando lì oramai la gente arrabbiata, non faccio più niente. Invece no. Alla protesta abbiamo aggiunto proposte e questa città ha dimostrato di saper stare sia in piazza ma anche di contare nei luoghi in cui poi si prendono le decisioni, perché questa formula del PPA e PTA sarà la prima in Puglia ad avere queste due cose, con posti letto, posti acuzie e anche presidio curatoriale. Abbiamo anche, e chiudo, la fortuna di avere in questo momento storico anche delle professionalità eccellenti canosine che lavorano non solo a Canosa ma nella nostra ASL, la nostra ASL è il nostro ospedale, mettiamocelo bene in testa, la nostra ASL è il nostro ospedale. Io se sto male voglio vivere in un territorio che in 20 km arrivo dalle parti dove c'è di tutto e non vivere in macro città metropolitane dove alla fine per raggiungere un ospedale, e l'abbiamo vissuto, lo vediamo anche a Napoli, da qualche altra parte anche dell'Italia, diventa più complicato. Noi dobbiamo avere un cambiamento di rotta. Il nostro ospedale è la nostra ASL. La spiegazione che ci ha dato il direttore non è che non ci interessa che succeda a Barlettana, perché Barlettana è mia, se sto male sto lì, così come anche il Barlettano e l'Andriese non dovrà più attendere tanti mesi per fare una cataratta, perché la verrà a fare a Canosa. È un modo propositivo di affrontare le cose, e quindi con estrema attenzione non perderemo un secondo a stare dietro a verificare che queste cose si possano realmente costituire. Grazie direttore, ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità, a te a chiudere con le risposte. La prima domanda è di nuovo a ti saluto e ti vedo con piacere. Allora, per quanto riguarda la pianeta della risonanza magnetica, l'abbiamo definita positivamente per noi, nel senso che siamo riusciti a inserire la risonanza magnetica che non necessita di una particolare autorizzazione, perché tecnicamente non viene definita come grande apparecchiatura tecnologica, che invece va nel contingente del pubblico e del privato, e che in realtà se non avessimo trovato questa soluzione, che comunque ci consente di averla, peraltro anche in ultimissima generazione, probabilmente ci saremmo incagliati. Pertanto ci sarà la risonanza, lo confermo, e stiamo anche avviando le operazioni per l'acquisizione della tecnologia. Anche lì sarà bisogno di fare un progetto, depositarlo e, come stiamo facendo per Trani, ristrutturarlo. Era brevissimo l'avvento. A Trani abbiamo aperto il cantiere soltanto a dicembre, a fine febbraio lo avremo completo, per cui le operazioni sono quelle. Il tempo si perderà, ma neanche tanto, perché la gara l'avremo avviata a settembre e a dicembre avremo dimenticato fare la contrattualizzazione per fare la procedura di diretta pubblica. Però voglio dire, il tutto è abbastanza molto contenuto come termine. Per quanto riguarda invece la domanda relativa al numero dei posti letto, noi scontiamo oggi un ritardo nella esecuzione del piano di riordino ospedalino, che prevede un certo numero di posti letto pari a quasi 770, ma che per motivi che avevo avuto modo di anticipare prima, cioè strutturali, non si sono potuti attivare perché alcuni reparti, faccio l'esempio dell'ospedale di Andria, anziché avere 24 posti letto attivi da una parte e 24 posti letto attivi dall'altra, stanno in condominio, come per esempio la medicina, la neurologia e la chirurgia, condividendo 6 posti letto e altri 6, insomma una condizione di disagio alla quale noi stiamo ponendo di mezzo con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 6° piano, del 4° e del 3°. In quella maniera, senza aspettare l'apertura del nuovo ospedale, riavviamo recuperando quei posti letto che per cui
tecnicamente sono rimasti inespressi perché per motivi proprio di spazio non potevano essere allocati, cioè i reparti per poter ospitare un posto letto devono essere accreditati, cioè devono rispondere a requisiti standard tecnologici e strutturali organizzativi che possano garantire la massima sicurezza, ma soprattutto la coerenza morfologica alle prestazioni di quella specializzazione. Si tenga anche conto del fatto che con l'apertura di questi teatri ad Andrea, noi recupereremo su Andrea circa 60 posti letto. A Barletta avremo il nuovo reparto di gastroenterologia, quindi si sposterà e si amplieranno, quindi riusciremo a recuperare circa un centinaio, 120 posti letto. Ovviamente da piano di riordino noi attiveremo anche i famosi 60 posti letto nell'ospedale di Sanzio. In questa maniera ritorneremo sulla linea di Gareggiano e lo faremo nel giro di tutti i mesi. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè il motivo delle liste d'attesa, questo è un motivo che affligge un po' tutte le ASL di tutte le aree. Noi l'abbiamo esaminato in maniera molto approfondita e siamo riusciti a trovarne cause e anche soluzioni. Sicuramente ci darà una grossissima mano, come stava ricordando il direttore amministrativo, l'imminente avvio del nuovo servizio di prenotazione e pagamento e prenotazione, che abbiamo esternalizzato, giudicato e contrattualizzato. Tra pochi giorni la nuova aggiudicataria, la nuova ditta, entrerà in possesso di tutti i punti di prenotazione e pagamento e gestirà le agende in maniera informatizzata, seguendo quelle che sono le nostre indicazioni. Le nostre indicazioni sono quelle che vi ho appena accennato, cioè i primi accessi seguiranno una strada, gli screening seguiranno un altro tipo di strada. In questa maniera le liste d'attesa saranno gestite in maniera parallela, si intersecheranno nel momento in cui ci sarà bisogno di fare il primo accesso nell'ambito di un PDTA, cioè di un percorso diagnostico e terapeutico, però saranno gestite secondo una logica di informatizzazione vera. Abbiamo finalmente assunto un nuovo ingegnere che su questa materia, diciamo, lo possiamo dire, il numero uno, no? Sta lavorando, abbiamo la fortuna che ha vinto un concorso e sta lavorando da noi, quindi sta già lavorando per l'informatizzazione dell'agenda. A questo dobbiamo aggiungere anche un fatto, che stiamo facendo un lavoro di squadra molto importante anche con il Ministero di socialità e soprattutto con i medici di medicina generale. Abbiamo al nostro fianco un alleato importantissimo che è l'ordine dei medici, che non sta agendo in maniera corporativistica. Il problema delle liste d'attesa, l'abbiamo scoperto, è creato e generato anche dal fatto che i nostri medici si dimenticano spesso di rispettare delle linee guida regionali che addirittura esistono dal 2014 in materia di prescrizione di visite e di esami, nel senso che non rispettano i codici di priorità. Allora, poiché andate dai vostri medici, ricordatevi che all'atto della prescrizione vi devono scrivere la classe di priorità che è correlata all'urgenza e che è correlata a sua volta al sospetto, alla gravità del sospetto diagnostico, che deve essere certificato. In mancanza di questo, che cosa succede? Che tutte le visite vengono considerate come accessi, sfalsando quello che è l'ordine delle priorità. E questo non ci consente, ma non è un problema causato da noi, è causato anche dall'esterno. Quindi il motivo sul quale noi stiamo oggi lavorando anche in collaborazione con l'ordine dei medici punta sicuramente a risolvere la criticità della appropriata prescrizione medica, che deve seguire ovviamente le linee guida delle norme, anche perché altrimenti poi viene falsato quello che è il grado di priorità vera. Chi ha bisogno di una prestazione entro 10 giorni non l'avrà nemmeno entro 60 giorni, nemmeno in 6 mesi, se tutte sono definite. Non è possibile. Non tutte le patologie sono davvero urgenti. E noi lo stiamo vedendo perché basta che accendiamo il sistema e vediamo che lo stesso paziente, Alessandro delle donne, che è un paziente noto agli ambulatori, in ambito giudiziario direi molto difficile, no, agli ambulatori, perché ha una patologia magari diabetica. Quel paziente deve essere incarnato verso un'agenda che prevede ogni tot mesi una determinata prestazione, deve essere la ASL, e comunque per quelle prestazioni non è previsto il primo accesso. Allora deve andare con una corretta
rimodulazione della competenza prescrittiva deve andare a finire nelle agende riequilibrando quelli che si vede. Il problema, lo abbiamo, ripeto, studiato per gran parte e a scrivere questo, per altra parte anche ad un'organizzazione anche delle agende CUP che con questo nuovo servizio che abbiamo esternalizzato, insieme ad altri servizi che abbiamo esternalizzato, la vigilanza, altre cose, che l'assistenza domiciliare integrata, che quindi sarà un percorso privilegiato per i pazienti, evitando che si debbano recare all'ufficio CUP per avere una prestazione che invece deve erogare l'ASL. Questo è il senso del lavoro che stiamo facendo. Noi ci auguriamo che nel giro di pochi mesi, con la partenza di nuovo CUP, divideremo, ma soprattutto anche con l'avvio dei percorsi assistiti, diagnostici, terapeutici all'interno del BTA, di Trani, di Canosa, di Minervino, Spinazzola e quindi di tutte le piattaforme ambulatoriali presenti, i tempi di attesa si ridurranno tantissimo. A questo aggiungo anche che stiamo facendo un investimento importante sotto il profilo tecnologico, che stiamo comprando, che abbiamo anche comprato in una compra di prima generazione, le cover, stiamo comprando le colonne laparoscopiche e endoscopiche, tutte attrezzature assolutamente nuove che daranno in tempi più veloci, ma con certezza anche del quesito diagnostico, una risposta in tempi sicuramente molto più ragionevoli. A questo aggiungiamo le assunzioni che stiamo facendo. Abbiamo fatto un avviso di mobilità 10 giorni fa per 100 medici, che ovviamente è prodotto dell'assunzione di altrettanti sanitari se non risponderanno all'avviso di mobilità, che significa che noi andremo ad ampliare le reti dei nostri ambulatori in maniera molto importante e questo andrà sicuramente ad evitare quello che è il nostro problema, se non addirittura risolverlo azzerando il problema che viene accennato e che purtroppo tutti conosciamo. Però lo stiamo prendendo, ripeto, in questa. Grazie. Grazie a tutti.